Già da tempo abbiamo ottenuto questo finanziamento di 450.000 euro circa, che permetterà di ristrutturare la nostra chiesa madre, un obiettivo importante perché avevamo dei problemi per quanto riguarda la struttura della chiesa. Immaginate i fedeli quanto preoccupazione potessero avere. Invece questo intervento risolverà tutte queste criticità perché sarà ripristinato il tetto della chiesa, la facciata, ci sarà pure un intervento nel sacrato, gli infissi, quindi un riabbellimento, ma più che altro una messa in sicurezza di quello che è il luogo culto per eccellenza nostro, la chiesa, la chicca nostra deve essere quello di riqualificare tutti i nostri siti storici, tutti i nostri siti più belli. Ed è per questo che nasce un progetto che si chiama Recuperiamo Trabia. È un progetto su cui l'amministrazione sta tanto lavorando. Partiremo con la villa Falcone e Borsellino, perché a Trabia è sempre mancata una villa per le famiglie, per i bambini, per passare il tempo libero, e domenica riconsegneremo questa villa alle nostre famiglie, una villa che sarà totalmente curata perché abbiamo fatto degli interventi nel verde, abbiamo messo le luci nuove, l'illuminazione pubblica nuova, abbiamo messo i giochini per i bambini, quindi i bambini troveranno i registrine per passare il proprio tempo libero, ci saranno le telecamere, attenzione perché molti cittadini hanno la preoccupazione che poi questi siti non vengono monitorati e controllati.